punto è che per levarci la maglia nera della discriminazione che l'Europa ci aveva assegnato per il vuoto normativo su tutta la partita delle unioni sì, civili. Sì, cioè, siamo l'ultimo paese. Siamo l'ultimo paese su un capitolo mica casuale, un capitolo dolente, certo, perché certo, è la maglia nera delle discriminazioni, parliamo di diritti umani, relazioni, sofferenze, esclusioni, pregiudizi, parliamo di cose serissime che non riguardano solo il diritto comparativo dell'Europa, ma riguardano la condizione di vita di milioni di persone. Quindi l'obiettivo principale del Partito Democratico è mettere un punto chiaro, la certezza di una legge e cancellare il vuoto normativo. E mi pare una cosa di buon senso, ragionevole e condivisa. Non erano queste le nostre intenzioni iniziali. Noi volevamo una legge completa che andasse a sanare un fatto. Perché le famiglie che oggi hanno dei bambini, le famiglie omosessuali con dei bambini, non sono un'idea, sono un fatto. No, no, certo, queste famiglie debbono avere delle norme. Credo siano più o meno 600, anzi le dico la verità, sono credo 598 esatto, figli. Esatto, parliamo di un numero comunque molto elevato. Queste famiglie che sono un fatto aspettavano una soluzione dalla politica per non essere rimbalzate da un ente all'altro, perché vorrei dire una cosa anche piuttosto semplice: le regole del vivere civile non possono essere decise dalla Corte Costituzionale, dalla stessa Unione Europea, come non devono essere decise cioè, ci vuole da il legislatore, sindaci. Per fare questo c'era bisogno di un accordo politico. E questo accordo politico noi lo abbiamo cercato col Movimento 5 Stelle perché ci sembrava disponibile a condividere questo obiettivo civile. Voglio dire anche che questa disponibilità era stata accolta con grande favore proprio perché era nata come legge di iniziativa parlamentare. Ora, purtroppo, questo impegno, perché per arrivare a un accordo ci vuole un impegno, perché prima dei canguri, delle metafore zoologiche, eccetera, ci vuole volontà, ci vuole desiderio, disponibilità, perché ci vuole un accordo che metta appunto che garantisca il rispetto di tutti e non solo di qualcuno. Però Giuliani, oggi qui in questo momento Cappelletti, esponente importante del Movimento 5 Stelle, ha detto: noi siamo pronti a votarlo tutto. Sì. Non ci crede? Non si fida? No, mi scusi, ci sono dei fatti. Noi siamo arrivati a un filo dal risultato prima del canguro. Prima il canguro è arrivato perché c'è stata qualche capriola, si ricorda, il blocco di Grillo, eccetera. Allora, di fronte a 15 capriole noi possiamo permetterci il rischio di mandare tutto a carte 48? È evidente a chiunque che questo rischio oggi non si può prendere. Perché? Perché l'obiettivo è quello di portare tutta la legge e il rischio di non portare nulla è quanto mai concreto. È troppo alto. Allora...